Dai, un attimo però, eh. Che è morta. Anima del saggio di cristallo. È il momento di eliminare uno alla volta. Scontro a distanza richiesto dopo. Sì, mi pare che tipo quella che sparava viola era lei, tutte le altre erano delle coppie. Bella Pietro. Come vedi lui sparisce uguale. Poi era un maschio, io dicevo lei, però mi sa che era un maschio. Vabbè. Bugiardo più avanti. Qui. Cosa qui? Falò più avanti. Lucertola più avanti. Vabbè, GG insomma, no? Praticamente si teletrasportava dalla parte opposta di dove eri e solo quella viola subiva danno. Ok, quindi avevo azzeccato la cosa del colore ma non della posizione, vabbè. Hai trovato la spada dell'esule. Beh, vediamo. No, non l'ho trovata. Cazzo. Oddio, era secchissima. Vabbè. Ah, oddio, che schifo. Mamma mia. Più 50, ottimo. Ma questi altarini... Madonna mia, veramente, è proprio svapi il cartone. Questi altarini mi sa che vanno tipo attivati una volta che ho sconfitto i boss, no? Fjorm non l'ho fatto. Oh, ciao. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lord's absconded, then these red eyes are for you. Globo dell'occhio rosso incrinato. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Lothric, il re sacro. Questi penso siano tipo i boss che una volta che li sconfiggi
puoi accendere Aldrich. No, non ho fatto ancora nessuno di questi comunque. Ammazza, solo 3000, che schifo. No, aspetta, ho sbagliato. Prima mi devo potenziare l'arma. Ok, là mi affilate più 4. Ok, ripara. Tutto riparato, fantastico. Rinforza, volevo vedere cosa mi serve adesso. Frammento grande di titanite, me ne servono due. Ok. Welcome home. Very well, then take note. Let these souls become my best. Farewell, Ashen One. Ok. Ah, non è come Dark Souls 1 che devi riparare sempre, qua basta che riposi al falò. Ah, che figata, quindi riparare non serve a niente. Tipo anche in Dark Souls la roba si rompeva abbastanza in fretta e andava sempre riparata. Allora, di qua possiamo... cioè in Dark Souls, in Bloodborne. Di qua c'è una strada, no? Però io mi sento che non abbiamo finito di perlustrare la zona di sotto. Perché devo prendere queste hit gratuite? Non lo so. Cos'è? Ah, un segno di evocazione. Poteva evocare un tizio che mi dava una mano col boss. È che qua le evocazioni funzionano diversamente. Nel senso che se sei in forma di brace puoi evocare, ma se non sei in forma di brace non puoi evocare. A riparare serve se vuoi platinare il gioco. Ah, sì. C'è tipo un achievement per le riparazioni. Vabbè, si potrà fare tipo farmato, no? Ripara, tipo, roba del genere. Qua cosa abbiamo? Un tizio lì e un tizio lì. Quindi questo è da affrontare con cautela, questa zona. Vabbè che li sciolgo, però. Una brace. Decotto. What? Scheggia di Estus, quella... a saperlo prima, vabbè.
No, più che altro mi spiace che non sto trovando la polvere d'osso, perché quella è veramente utile per migliorare la potenza della fialetta. Ok. Spirito oscuro, che palle. Ma io ancora non capisco se questa è gente PvP o PvE, boh. Cioè, sono NPC o che cazzo cosa. Sì, sta là sopra, PvP questo. Perché dovete rompere i coglioni? Ma non gli faccio ancora abbastanza danni, ovvio, perché lui sarà super buildato, io no. Bella cagata. Palle. Mi faccio inseguire per tutta la mappa, vediamo. Vabbè, comunque in questa zona non sembra esserci nient'altro. Ah, di qua c'è una strada. Bravo, sei forte. Invadono sti cristiani che sono super buildati sicuramente. Esisterà un modo per evitare di essere invasi, tipo?
E mo dove cavolo stavano le mie anime? Eccole lì. Quello che cazzo è? Ma una alla volta no, sta gente, vero? Niente. Una alla volta non gli piace a sti cristiani. E meno uno, via. Bella. Bella Pratt. Grazie mille per l'host. Grandissimo Pratt. Non è stato facile, ma sono morti entrambi. Tipo, se io volessi prendere quell'oggetto, che strada dovrei fare? Mi sa tipo da lì. Alla Sam. Sì, mi sa che c'è da fare tutto il giro. De Cristo. Bella, Pratt. Che hai fatto oggi, Pratt? Qua mi sa che devo salire di lì e farmi tutta quella strada così per prendere l'oggetto. Sì. Solo che qua tocca pulire di nuovo. Non me lo chiedere, solo dolore. Addirittura. Roba di Souls. Che di solito quando è dolore nei videogames. Bene, è la mia prima run su Dark Souls 3. In blind run, ovviamente. Affanculo. E sta andando bene, dai. Ho fatto una build abbastanza interessante, quindi riesco a gestire bene o male tutti sti tizi senza troppi problemi. A parte quando ti invadono quelli tipo di livello 9 miliardi, no? E ti aprono e non ci puoi fare molto. Scudo del falco, attenzione. Cosa ho fatto fino ad ora? Ho fatto il boss, Ale, e poi ho fatto questi altri due tizi che c'erano qua e un tizio mi ha invaso e mi ha aperto male. Come blind? Sì, è la mia prima volta, Garzio, e quindi blind perché non so niente. Cioè, un minimo mi sono preparato, ovviamente, però a livello di zone, boss, eccetera, non so nulla. Ho un po' studiato dal punto di vista della build per cercare di far qualcosa che mi renda il gioco non esageratamente difficile. E poi, signori, cioè, non so se avete notato, ma questo è Kratos, eh. Cioè, parliamone. Parliamone, Kratos in Dark Souls. Cioè, già il fatto che il personaggio è Kratos, già questo è un bonus più 100 alla forza, tipo.
No, perché non mi ero mai avvicinato alla serie dei Souls, Dark Souls 3. Ho giocato un pochino a Dark Souls 2 tempo fa, ma non mi ero mai appassionato. Poi ho giocato Bloodborne tipo qualche settimana fa e mi sono innamorato dei Souls e quindi poi da lì ho iniziato a vedere video, proprio a infossarmi male con i Souls. Però prima non mi ero mai particolarmente appassionato a questa tipologia di giochi, che adesso mi sta piacendo tipo tantissimo. Quindi non ho giocato il primo Souls, no, sono partito direttamente dal terzo. So che può essere una cosa abbastanza sbagliata da fare, però questo ce l'aveva un amico, me l'ha prestato e quindi ho detto via. Amico richiesto dopo, ma non troverai amico avanti. Ancora questo luogo? Amico richiesto dopo, ma non troverai amico avanti. Oh. Bella Max. Prudenza. Qua mi sa che è la zona del veleno, eh? Eh già. È decisamente la zona del veleno questa. E che in realtà è una zona anche abbastanza interessante perché se non sbaglio dovrebbe esserci la polvere d'osso, tipo. Tanta roba di S3 per avere un impatto migliore va giocato il primo. No, ma il primo lo giocherò sicuramente. Magari so che è sbagliato come ordine, ma farò il 3, poi l'1 e poi il 2 probabilmente. Quando giocherai il primo vedrai cose belle. Solo che la mia resistenza al veleno è tipo patatine, raga, quindi. Boh. Ho una resistenza al veleno che è veramente imbarazzante. Forse dovrei mettermi addosso qualcosa che ha tipo resistenza al veleno alta. Quella, questo 31 al veleno. Però magari se riesco a fare da un isolotto all'altro riesco a evitare di crepare forse e di avvelenarmi soprattutto. Maschera lacera. Il 2 puoi giocarlo però è inutile sia preso in sé che nella trilogia. Ah, quindi io la prima volta che ho giocato a Dark Souls ho giocato al gioco più inutile della saga, fantastico. Ma sì, penso che tanto alla fine di loro non è che ci stia capendo molto, anzi non è che ci stia capendo qualcosa attualmente, però giocare l'uno magari sarà tipo una sorta di flashback, non lo so. Poi, ripeto, non è che mi concentri così tanto sulla lore. In questi giochi, anche perché è molto intricata la lore dei Souls, quindi. Oh! Niente veleno, ok. Non so se questa zona era consigliata da fare adesso, tipo dopo, boh. Anche perché il veleno sale a una velocità strepitosa. No, dai, devo vestirlo, poverino, sennò ci muore troppo in fretta. Allora, mettiamo la roba con resistenza veleno più alta, abbiamo detto, no? 31. Cappello da lavoro. Mamma mia. Già quel cappello è scandaloso. 59. Abbiamo un 64. Eccolo lì. 64. Vabbè, qua per una differenza minima teniamo quelli che ho adesso. Veleno 32. Ammazza, veleno 44. Kratos, perdonami.
Bella Sam. Perdonami, Kratos, scusa. Non volevo vestirti così, lo so, però almeno per questa zona, Kratos, resisti, ti prego. Qualcosa di notevole più avanti. Da God of War anio. Io Garzio, questo lo vorrei platinare, quindi adesso non so esattamente ancora cosa si debba fare per platinarlo, però Bloodborne l'ho giocato, l'ho platinato, mi è piaciuto tantissimo. Questo mi sta piacendo tantissimo, quindi tendenzialmente proverò a platinarlo. Poi la prima run me la faccio così, normale, nature, e poi inizierò a cercare di capire com'è la storia per fare il platino. Scheggia di Essus, molto buono. Dicevano qualcosa di notevole, e qualcosa di notevole è stato. Frammento di titanite. Pietra prismatica. Qua dovrebbe anche esserci un'area in cui c'è la polvere d'osso, comunque. Adesso non so esattamente dove, quando e perché, però c'è. Dovremmo aspettare un attimo che scende il veleno. Platinare questo è facile, ci sono quasi riuscito io non essendo uno che si infogna. Mi piacciono molto, ma non ho miliardi di ore. Servono 2 o 3 run e hai fatto tutto. Tutto bene, Sam, tutto bene. Avremmo do gi dovuto giocare. Aia! Dead Space stamattina, però sto troppo in fissa con Dark Souls e quindi Dark Souls. Sì, ho visto tipo. Almeno mi è stato detto che ci vogliono 3 run più che altro per gli anelli, perché gli anelli più 3 li trovi solo nella terza run, quindi. Però, secondo me, se hai un personaggio abbastanza buildato a dovere, te le puoi fare tipo speedrun le altre, no? Quindi. Fare solamente i boss necessari, sti cazzi. Aia. Globo dell'occhio rosso incrinato, che questi me ne avevano già dati un po' prima, comunque. Anelli e incantesimi, devi fare tutti i patti con i personaggi, quindi si devi ripetere la run, se sbagli te ne muore uno o l'altro. E su Rocket League. Dovrei provarlo Rocket League. Oh, carbone del saggio. Questo serve per fare i potenziamenti migliori alle armi. Rocket League è gratuito, tipo col PlayStation Now. Quindi magari qualche live su Rocket League la possiamo provare a fare. Ok, qua non penso ci sia altro. Mi sembrava di aver visto un luccichio giallino di un oggetto, ma forse mi sto sbagliando, sì. No, infatti. Sai anche cosa? Ho visto che col PlayStation Now c'è For Honor gratuito. In questo periodo in cui sto molto in fissa con i Souls, mi ispirerebbe giocare For Honor, però ho visto che non è molto, non è stato molto apprezzato come titolo. Che cazzo è questo? Malissimo! 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 Che cazzi! È meccanico ed è statico.
Sempre quello tipo corridoio. A me i giochi così tendono a stancare. Ho giocato per un po' anche Dauntless, però a una certa diventano stra ripetitivi quei giochi, boh. Tipo Dauntless, lobby, cerchi il coso da uccidere, lo uccidi, lobby, ti potenzi, cerchi il coso, lobby, ti potenzi, cioè tutto così. Dopo un po' perde veramente, mi fa perdere un po' la voglia. E vai, in due addirittura. No, però non posso permettermi di morire perché ho le mie anime da un'altra parte, quindi sperando che ci mollino quei due tizi. Ho avvelenato, bene. Però tipo adesso che sono avvelenato non posso riavvelenarmi, quindi forse è un bene essere avvelenato. Panorama e mappa, vai avanti, combatti, vai avanti, muori. Random play ci sta. Ma ho visto che dovrebbe avere anche tipo una semi componente di single player, ma mi sa che è proprio una cagata, no? Questi hanno vinto il titolo per i nemici più fastidiosi incontrati fino ad ora, probabilmente. Tenersi il veleno addosso è un buon compromesso, visto che toglie veramente poca vita, sì. Non so se mi toglie poca vita perché sono tutto buildato antiveleno in questo momento o cosa. Però, comunque, effettivamente toglie un cavolo. Frammento di titanite. Sì, vabbè, quelli che cazzo sono? Spadone. Eccola. Un genio. Ah vabbè, ma questi muoiono stra easy. Non hai mai visto la tossicità di una certa città su Dark Souls 1? Quella sì che era tremenda. Quelli sono paragolemi dei classici amici che speri di non incontrare mai per strada e quando li vedi in lontananza fai tutto per deviare e nasconderti per non farti vedere. Tipo guardi il cellulare, l'orologio, il cellulare, l'orologio. A me capita spessissimo in palestra di non aver voglia, perché in palestra è pieno di gente che tipo ti saluta e poi deve attaccare a parlare, però visto che è un allenamento abbastanza lungo da fare ogni volta,
se mi metto a parlare con tipo ogni persona, è la fine, no? E allora tipo sono lì in maniera spasmodica che fisso l'orologio ogni 2 secondi per evitare qualsiasi contatto visivo. Lì c'è un oggetto. Qua si potrebbe usare il coltello con l'attacco fendente per andare più veloce, però. Roba da speedrunner, no? Ma di quei cosi è pieno però, eh. Proviamo. Purtroppo io ho sta cosa che non riesco a stare con la musica in palestra, no? Invece le cuffiette sono un salvavita perché puoi tranquillamente ignorare il mondo perché tanto hai le cuffiette, quindi la scusa delle cuffiette è sempre valida, no? Anche se magari sono spente. Però è proprio il fatto di aver sulle cuffie. È morto anche lui, ma non so di che cosa mi abbia ucciso, ma di qualcosa mi ha sicuramente ucciso. Bella Ale, alla prossima! La cosa poco divertente è doversi rifare tutta questa strada ogni volta. Classico riassunto di Soul, sono morto ma esattamente non so come. Te che cosa siete? Oh mio Dio! Ma che cazzo sono questi? Mi stanno applicando anche tipo follia o qualcosa di simile? Qualcosa di molto brutto comunque mi stanno applicando. E quella cosa molto brutta è quasi arrivata al massimo. Per fortuna ora sta scendendo. Mi sa che dovremmo farla scendere perché potrebbe essere uno di quei malus che tipo ti shotta, no? Maledizione subita. Ti sciotta, esattamente. Bene, quindi abbiamo scoperto che quei cosi maledicono. Lì ci sono le mie anime da prendere, ma le anime quelle grosse le ho perse prima, quindi niente. Vabbè, in realtà le avevo spese la maggior parte, quindi non è stata una perdita così grave. Zona divertente questa comunque. Zona decisamente molto divertente. Osso del ritorno. What? Io speravo mi curasse semplicemente questa cosa, invece mi sa che fa peggio di curarmi. Forse fa meglio. Questa, se ti consola, è la zona più frustrante del gioco. Una volta che passi questa, il resto è in discesa. Ed è frustrante soprattutto per il fatto che il mio povero Kratos sta senza. Cioè, sta con indosso sti stracci. E lui non è abituato. Lui va a torso nudo di solito.
Cioè, devo spegnere questi cosi per far sì che la porta si apra, tipo? Questo che ho capito. Cazzo, saltato ogni volta. E quanti di questi simpatici cosi vanno spenti? Grande anima del cavaliere senza nome. Incredibile. Sì, Sam, dalle 2:30. A proposito, che cazzo di ora è? Mezzogiorno e 28, ok. Ancora mezz'oretta di live adesso. No, un'oretta, l'1:30 stacco. L'1:30 e poi dalle 2:30 ricominciamo fino alle 7 con Dark Souls 3. Ok, cerchiamo di non farci maledire da sti cosi, possibilmente, perché abbiamo notato quanto sia grave essere maledetti da uno di questi affari. Comunque le emoticon di Go Easy Twitch sono veramente bellissime. A parte che lui è veramente tanto bravo. E poi le sue emoticon sono fighissime. Però l'avevo schivata. Cioè, praticamente basta che ti trovi nell'area dello sputo e automaticamente vieni maledetto. Stavo aspettando che mi scenda un po' la maledizione perché ho paura di trovarmi un'imboscata di quei cosini. Guarda, guarda la velocità con cui sale, oh mio Dio, ma sale straveloce. È perché mi sono messo i vestiti antiveleno, ma non antimaledizione, ovviamente, no? Mi sa che quella è una lucertolina. Quando lo vedi capisci che è portato per intrattenere, già. Assolutamente. Pergamena d'oro. Ha un aspetto familiare, più avanti, in breve, urrà per principessa. Eh? Non è che è un mimic. Vestito antico, guanti antichi, gonna antica. Mi sono perso ovviamente, ma questo era tipo già un bel po' di tempi di roll fa. Eccolo lì, perfetto. Riuscirò a far fuori uno di voi prima o poi.
Ci riuscirò. Vabbè, pigliamoci sto avvelenamento che tanto ormai è garantito, no? Eccolo lì. Poi ovviamente va a gusti, sono tipi di intrattenimento diversi per fortuna. Tu per esempio sei molto pacato e ti concentri più sul gameplay che sul fare la battuta, per esempio. È un intrattenimento completamente diverso a quello del comico, a quello comico di Goisi. Mi piace allo stesso modo, grazie. Io di solito quando gioco in generale, poi preferisco molto giocare giochi single player, comunque non mi piace molto il multiplayer, il competitive, eccetera, però mi rilassa molto giocare, tendo a essere rilassato, tipo, no? E poi giocare a Dark Souls non è che sia esattamente la cosa più consigliata per il relax, però. Ma io ci posso salire qua, magari scalando. Ma che palle questi però, eh. Bella Tosca. Kratos sta nascosto da questi stracci che purtroppo è obbligato a indossare perché questa zona ti dà chili di veleno e quindi devo per forza mandarlo in giro vestito così, purtroppo. No, ma è una questione di principio, però, eh. Ok, ha vinto lui la questione di principio, basta. Basta. Non ho più voglia di crepare male contro quei tizi. Il fatto è che gli faccio anche tanti danni, non è che dici non gli fai danni, no, gliene faccio dei danni, è che lui me ne fa molti di più. Sì, adesso ha fatto tipo una roba ad aria tirando fuori quel tronco. Però basta. No, la maledizione, no! No, via! Via la maledizione, no, mio Dio, quanti sono! Ah, sai perché sono incontrato tutti questi cosi? Perché non ho fatto la strada che ho fatto prima, sto facendo un'altra strada. Furbissimo, insomma. Oddio, quanto non vi sopporto più. No, non vi sopporto, te lo giuro, questi salti. Li uccidi tutti, succedono cose belle. Ah, sì? E allora vanno uccisi tutti, bene.
so neanche anti cosa mettermi, perché non so che... Tipo magia oscura, forse, una roba del genere, devo... Perché fanno tanto danno quando sparano quelle faccine lì. Ah, questo così deve morire subito. Ok, quindi se li ammasso tutti succedono cose belle. Va bene. Quindi vanno uccisi tutti. Qua ce ne sono due. Iniziamo da te. Il problema è che non hai velocità di movimento in questa melma del cavolo, no? E quindi schivare i loro attacchi diventa seriamente un problema, perché non avendo velocità di movimento non riesci a rollare via quando fa quell'attacco ad area, tipo. Ma, Sam... Cose quanto belle, esattamente. Ciao, Ebda. Oh, l'ho attirato. La Madonna. Bella Ebda, grazie mille per il follow, benvenuto. Cristo. Morto, anche i teschi non vale. Ok, questa è la strategia. Oggetti carini e soprattutto tanta soddisfazione personale. Ok, la strategia ce l'abbiamo. Ah, Madonna, che male. Beh, sulla terraferma è un altro discorso, comunque. Gemma pesante. Ok, due sono morti, mi sa che ne manca... Che abbia visto uno sicuro, non so se ce ne sono poi altri. Probabile che ce ne siano altri, ovviamente. Siamo ancora in live? Sì, è solo saltato il mio schermo, per fortuna. Non lo so se ho l'arco, sinceramente. Forse sì. Boh. Devo controllare. Sì, ogni tanto mi salta tipo lo schermo lì a fianco. Non so perché. Beh, un arco ce l'avrò, no? Ecco, arco lungo. No, niente maledizione. Niente, fottutissima maledizione. Ok, il terzo sta lì. Io mi ricordo di aver visto che c'era tipo un modo per mirare con l'arco. Non esiste tipo un mirino. Oop. No.
Vedi? Non serve mirare. Dai, vieni. Perché ha rimesso tutti col via? Ma seriamente non esiste un modo per mirare questo arco? C'è un modo per mirare. Ah. Arca due mani e premere L1. Ah, lol. Ok. Avrei potuto sprecare decisamente meno frecce, probabilmente. Ho bevuto l'ultima Estus. Questo qua è un posto in cui si può entrare, no, però lì c'è un oggetto. Quella, cavaliere senza nome, il 7. Frammento di titanite. Allora, lì da dove siamo saliti prima, lì ci sono due oggetti e quello mi sa che è una roba da bere per il full vita. Peccato che sia solo full vita e non full Estus, perché sarebbe stato una figata. Ah, felicità. Stai attento a Brodo. È il momento di Brodo. Sì, ripristina la vita, ma... Talismano del sole. Ok, bella Sam. Erba lama del sangue di lupo. Oh, ho trovato il posto dove c'è il frammento di ossa. Finite? Scheggia addosso di non morto, GG.
È il momento di brodo. What? Visioni di alleato. Oh, lì ci sono un bel po' di oggettini da prendere. Peccato che io abbia poca vita, nessun modo per curarmi e sia praticamente morto. Ma qua c'è un incredibile falò, signori. Incredibile. Ecco. Però io volevo uccidere tutti quei tizi enormi. Mi sa che i tizi enormi si fregano perché... Ah, guarda, lì ce ne sono altri due. Solo che se adesso uso il falò, mi respawnano anche gli altri, quindi ciccia. Vabbè, che devi fare? No, no, non posso rischiare, sono avvelenato, non ho più cure. Perfetto, lei mi pare di aver visto un altro di quegli altarini da attivare, facciamo prima un giro qua attorno, no, lì non è un oggetto da prendere, ma è tipo del fuoco. Luce più avanti. Ok, si spegne la seconda. Secondo me sono tre perché, esatto, ci sono tre altarini vicino a sta porta, quindi... Presumibilmente dovrò attivare poi il terzo e poi si aprirà la porta, probabilmente, no? La cosa interessante ora sta nel capire dove sta il terzo. Quel salto lì fa tantissimo danno, veramente. Pure questo fa tantissimo danno. No, basta! Basta, Madonna! Sono super fastidiosi questi nemici, veramente super fastidiosi.
Allora, da qua avevo intravisto parecchi oggetti giù di lì, esatto. Uno lì, un altro tenuto sotto controllo da quei due tizi lì. Vado un secondo in bagno e poi andiamo a prendere quegli oggetti. Allora, ho Metti, grazie mille per il follow, benvenuto. La vedo abbastanza dura questa parte. Per fortuna abbiamo preso un falò, quindi siamo più tranquilli grazie al falò. Però la vedo comunque molto complessa come zona. Tristezza, visioni di morte. Ah, hanno ucciso questi funghi. Poveri uomini fungo. Ovviamente questo ha qualcosa a che fare con la loro roba simile, però io non afferro la cosa perché non la conosco. Che si tratta di imboscata o è il momento di coniuge? Wow, sono in tre? Fanculo. Niente. Decisamente troppo male, direi. Nope. C'è una parte, Sam, in cui ci sono tre di quei tizi grossi tutti assieme che fissano un oggetto. Ecco. Mi hanno aperto in maniera malvagia. Io volevo semplicemente lanciarmi, prendere l'oggetto e scappare, ma... Ah, bene. Non ancora metti, però sicuramente le farò.
Upsi. Ma non ho messo l'arma, raga, ma che stupido sono. Li ho picchiato con l'arco. Ho rimasto con un HP, non so neanche come sia possibile. Però è successo. Arco nero di Faris. Bella, Davide. Ha trovato il modo di scendere. Beh, però effettivamente questo è un buon modo per farseli, eh. È uguale, identico. Non è che sento un po' freddo, sento un po' il veleno, Kratos, purtroppo. È una buona strategia questa. E vabbè, era sceso anche quell'altro. Erano scesi entrambi. Ciaone proprio. Perché poi sbaglio male il tempismo sulla prima schivata, tipo. Comunque la combo roll più attacco di queste armi è veramente qualcosa di fortissimo. Ok, non ho aggrato quello che c'è sopra, bene. Ci riproviamo? Eh sì, anche perché quell'oggetto, se è così ben protetto, vuol dire che c'è qualcosa di buono, sicuramente. E dai. Headshot. Oop. Arriva! No, la questione è che non devo essere così greedy con gli attacchi, perché se continuo a essere greedy, lui poi mi fa l'attacco più tutti i teschietti e io esplodo, tipo. Anch'io di solito vado sempre giù di spadoni, però ho visto questa strategia delle doppie lame, questa build con le doppie lame che non è per niente male. In realtà ci sono anche delle altre doppie lame che però si droppano assolutamente zero death. Si droppano con una percentuale abbastanza bassa, che sono molto belle. Sono queste due lame qua sono fortissime, eh. Però esistono anche altre due lame con un drop rate molto basso che applicano sanguinamento, che purtroppo sono state patchate perché prima applicavano sanguinamento al terzo hit sempre, no? E in quel caso bisogna fare tipo una build destrezza e fortuna. Perché aumentando la fortuna aumenti i danni del sanguinamento e aumenti la probabilità di dare sanguinamento, no? Quindi boh, se riuscirò a dropparle non mi ci infognerò cercando di dropparle, ma se ci riuscirò proverò a fare quella build.
sti cazzi però, eh. Quanto male possono fare questi tizi? Cioè, seriamente? Ops, ho sbagliato. Ho sbagliato, raga, ho sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, ok, rinunciamo alla possibilità di ucciderli tutti, e sti cazzi. Quanto era bella la ricompensa per aver ucciso tutti quei tizi, Sam. Era molto bella. Non so neanche se riprovarci ancora, boh. Wow. Ah, quindi comunque la ricompensa ti viene data perché prendi l'oggetto che sta tra quei tre tizi. Tre tizi. Non perché li ammazzi tutti nella mappa. Ah, ok. Allora ha molto più senso questa cosa. Ah, e loro droppano oggetti. Vabbè, io un po' ne ho uccisi di loro, dai. Non li uccidiamo tutti, però. Ho finito le frecce! Oddio, le frecce! Gemma velenosa! Via! Via, corri! Ah, però basta, eh. Oh mio Dio. Devo anche capire dove sta il terzo... Il terzo falò. Magari raggiungendo una posizione un po' sopraelevata riesco a vedere meglio e a capire. No, non si vede assolutamente niente perché siamo in una fottutissima foresta. Palude.
Ok. Non riesco a scappare. E niente, addio. Beh, era una run fatta unicamente per prendere quell'oggetto, quindi tutto quello che è capitato dopo è stato regalato. È solo che il terzo falò dove cavolo sta? Non lo posso accendere tipo manualmente, vero? Oh, non sopporto più quei tizi. Qui c'è anche una mega scala, ma non so se conduce al falò. Proviamo. Mi sa di sì. No, aspetta! Titanite scintillante. Quella. Sì, dai, che secondo me il falò è qua dentro. Cioè, la brasserie, come cavolo si chiama. No. No, qua mi sa che andiamo verso un'altra zona, vero? Ma questo coso? Prega presso il vecchio lupo di Farron. Ah, io lo stavo attaccando. Galateo della Legione. Chiedi di entrare nel patto, no? Io ho il patto del sole. Niente, penso che questa sia più che altro un'altra zona. Oh, però da qua posso vedere i falò. È vero. Cioè, i cosi, quelli accesi. Uno, due. Eccolo lì il terzo. Ok. È lì. Bene. Ah, ok, serve entrare in tutti i patti. Bella, grazie. Eh già. Serve decisamente per il platino. Quindi abbiamo detto. Cazzo, mi sono perso. No, è lì, è lì, è lì. Easy. Avrai i piedi che vanno a fuoco dopo sta roba. Assolutamente inutile, però. Non è stata una grandissima idea quella di non uccidere questi tizi. No, infatti mi sa che...
che sia di qua. Sì, è qua, perfetto. Bella, Berserker. Spegni le tre fiamme e apri la porta per accedere al sangue di lupo. Questa è l'ultima fiamma che ci manca da spegnere. Su Amazon di solito, Berserker. Oppure in digitale. Su Amazon trovi delle belle offerte di solito. Wow. E quindi ora dove andiamo? Andiamo di qua o andiamo su per la scala? Boh, di una cosa sono certo, che dovunque andremo è finita è finito il calvario del veleno, per fortuna. Ok, bisogna solo capire come tornare alla porta. Per quanto ne so, potrebbe essere tipo ovunque, visto che non riesco a orientarmi in questo posto. Quale motivo abbia fatto quell'attacco. Ah, qua ci sono le mie anime. Se quindi qua ci sono le mie anime, la porta è giù di là. Però non facciamo lo stesso errore di prima, magari. Fino a oggi c'è scontato Death Stranding a 59,99. Buono. Prey l'ho finito, sì, in 5 live, tipo. Certo, poteva essere finito molto meglio, però... Non... Bello, ma non bellissimo, nel senso non mi ha preso così tanto da voler fare anche le quest secondarie, eccetera. Poi è un gioco abbastanza complesso, nel senso che ha vari finali in base a come ti comporti durante il gioco. Ha molte quest secondarie, tutta roba che io ho ignorato malamente. Però lo puoi far durare molto di più di quanto sia durata a me. Oh, è lì la porta. Sì, senza i caricamenti sarebbe finito in due live probabilmente, esatto. Sì, una pecca incredibile di Prey sono veramente i caricamenti da zona a zona. Interminabili. Ok, ci rifocilliamo al falò e andiamo avanti per quella porta che abbiamo aperto. Anzi, sai che quasi quasi ti dirò. Facciamo un salto all'altare del vincolo che mi devo potenziare la Estus. Volevo cominciare Mirror's Edge Catalyst. Mirror's Edge è quello che tipo corre in giro, tipo... Bella, Vitali. Tipo... Come si chiama quello sport che si corre sui muri, eccetera? Vabbè. Comunque dovrebbe essere quello che corre un sacco, Mirror's Edge. Parkour, ecco, parkour.
visto delle speedrun su quel gioco, sono qualcosa di fuori di testa proprio. Quanto vuoi per un potenziamento? 7000, mamma mia. Mamma mia. Non è che posso magari potenziarmi le armi. No, frammento grande di titanite che non ho. Gioco su PS4 Pro. Dark Souls non l'ho pagato perché me l'ha prestato un amico. Quindi non l'ho pagato. E... ma siamo sicuri? Io di titanite avevo trovato roba. No. No, nada. Oh mio Dio, ti prego, togliamo sta roba. Oh cazzo, ma cosa è successo al mio... al mio Kratos, raga? Oh no! Cosa gli è successo? No, perché è diventato così? Hai attinto ai livelli oscuri della tartarughina per caso? No? Dai. Io me lo ricordavo muscoloso, anch'io me lo ricordavo muscoloso, ora ha qualche problema. Forse perché ho preso il patto del lupo? No. La dieta. Caspita. Forse perché sono morto da maledizione. La maledizione delle rane. Cazzo, e quindi come faccio a tornare normale, tipo? Povero. Prova a sinistra e poi visioni di imboscata. Vabbè, ma questi sono stupidi. Qualcuno che mi sta sparando dall'alto. What? Oddio. Ok. Bella emo. Farla andare alla palestra per ritornare in me che non si dica.
Dai, ma è un cadaverino, ma non mi piace così. Prima era Kratos, super muscoloso. Ora mi è diventato un cadavere. Boh. Dai, ci sarà un modo comunque. Osserva attentamente. Non è che magari c'è qualcuno che ci può curare da sta maledizione. Trappola più avanti. Ecco. Niente che non possono risolvere un po' di integratori. Un po' di proteine, dici, eh? Non troverai masso più avanti. Sono 10.000 strade comunque che si possono fare in questo gioco e la cosa mi destabilizza tipo tantissimo perché non so mai dove cavolo andare. Ah, guarda dove siamo, dove c'erano quegli oggetti che non riuscivo a capire come si potessero prendere. E ci sono anche i cosi della maledizione, oltretutto. No, io non ho nessuna intenzione di rifarmi quella zona. No, 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 no. No, 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 no. Sono un non morto, sì. Controlla negli oggetti se hai l'umanità. Serve un oggetto, ma non ricordo il nome. No. Vabbè, quindi finché non riusciamo a uscire da sto status, tanto vale vestirlo. Io tenevo senza vestiti per il semplice fatto che ero uguale a Kratos, però ora non è più Kratos. No, in realtà la build che sto facendo è fatta proprio apposta per queste armi che ho adesso, quindi se Kratos, missione Afghanistan, tipo. Niente. Scusami, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, non si può mica essere greedy contro di voi, niente. Tantissime armi. Il Kratos dell'Isis. In realtà farei bene a farli arrivare fino in fondo perché mi puliscono la zona, quindi. E due. Ma che cazzo, perché non salti, maledizione?
Non sicura. Oh. Che cazzo. Per tornare normale devo trovare l'umanità. Aspetta che si è tipo buggato nella porta. Fanno per niente cagate le sfadine, anzi. Fanno un danno in percentuale che è altissimo. E poi non sono neanche potenziate a dovere. Bella berserker dopo. Queste sono considerate tra le migliori armi del gioco, considera. Quindi... Parlare con la guardiana. Oppure la pietra purificante. Ma la guardiana chi è? Quella che sta alla lobby? All'altare del vincolo. Ho visto, sì, ho visto. In piazza affari. Ah, cavolo, ci avevo anche parlato prima. Quella è la strada da cui sono arrivato. C'è quel tizio lì. Ma altri oggetti non ce ne sono, quindi possiamo ignorarla. Cavolo, potevo fare avanzare i due tizi fino qua, che sarebbero arrivati alla porta, avrebbero pulito tutto per me. E vabbè. Bella roba. Ma siete troppo cattivissimi voi comunque. Ah, ti sei buggato ora, eh? Ti sta bene. Madonna, quanto non li sopporto questi. È l'una e mezza? Oh cavolo. Non me ne ero assolutamente accorto. Adesso apriamo quella porta e andiamo dalla guardiana e ci salutiamo. Do un check a quest'area in modo da non doverlo fare dopo, semplicemente. Almeno abbiamo già bene o male preso tutto e andiamo spediti. Sì, sono stato avvelenato per tutta la live, praticamente, quindi... di sti cazzi. Ah, perché? Ti dico per farmi perdonare per le morti di prima, non aprire la porta. È il momento di braccia, in breve visioni di alleato. Amicizia più avanti. Amicizia più avanti.
E c'è un boss? Bella Davide. Ok, ok, Sam, mi fido. Farmato un pochino, dai, almeno. Apri la porta. Ah, perché mo gode a vedermi morire male, no? Welcome home, speaker. Ashen One, to be sovereignless, I will show thee, Ashen One. Bring me soul. No, raga, non mi sta curando. Very well, then touch Hignar. Farewell, Ashen One. Dai, povero Kratos, come si cura? La katana, sì. Vabbè, i frammenti di titanite non ce l'ho, quindi buona. Cioè, i pezzi di titanite lì ho quello che devo trovare. Bene, signori, dal nostro Kratos mezzo morto è tutto. Mezzo non morto è tutto. Io me ne vado a mangiare. Compra l'umanità. Sì, all'inizio del gioco, tipo qua. Aspetta. Tipo... era un tizio che droppava la katana, io l'ho tipo buttato di sotto e quindi ho perso il drop. Solo che mo non mi ricordo come cavolo si esce da sto posto. Boh. Ah, niente. Vabbè, comunque c'era un tizio che uccidendolo mi avrebbe droppato la katana. Io l'ho buttato giù dal ponte, tipo. È l'entrata principale. Ah, ok, basta come su Bloodborne. Basta che esci dal gioco e il drop torna. Ok. Allora è tipo quella. Sarà questa l'uscita. Ok, sì. Ah, infatti il drop è ancora lì. Pensate. Uchigatana, veste da maestro, guanti da maestro. L'Uchigatana, che cos'è l'Uchigatana? Era tipo la katana, no? Scalaccin destrezza.
Yeah. Preferisco di gran lunga. Io non ho ancora capito come interagire correttamente con questo menu. Preferisco le mie spade. E mo, come cavolo si torna dentro? Madonna, il senso dell'orientamento proprio... Non è pervenuto il mio senso dell'orientamento. Ma porca di quella... Sì, con le due caricato, ho visto. Ma io sono arrivato da qua, no? Eccolo lì, perfetto. Ok, ora ci salutiamo veramente che devo andare a mangiare. Niente, signori, ci vediamo dopo. Per le 2:30 sono in live con la continuazione. E... A proposito, hai controllato il vendor del lab centrale? Vende cose interessanti. Ho dato un'occhiata prima, ma non mi pareva di aver visto molta roba interessante, almeno per ora. Ma anche le lame che sto usando io sono considerate tra le più forti del gioco. Beh, comunque dopo, alle 2:30, si continua con il nostro Dark Soul. Grazie mille a tutti per la partecipazione. Buon pranzo e ci vediamo dopo. Ciao!